Ciao a tutti e bentornati a Techno Babylon, non episodio e cambio di protagonista. Come abbiamo visto la scorsa volta, infatti, oggi vestiamo i panni della dottoressa Max Lau. Got to wait till the AI lab have had their turn analyzing her. Then she's all mine. Dovrà aspettare finché il laboratorio avrà concluso le analisi, poi è tutta mia. No. Allora, un attachment. Ow! Hey, what was that? Ehi, che è stato? Case file, ok. Dottoressa Lau, come l'autorizzazione dei sistemi di amministrazione del dottor Vargas? Le garantisco l'accesso ai file dell'investigazione delle indagini qui allegato. Se desidera discutere il caso in persona con l'amministratore, prendo un appuntamento in anticipo. Regis ha mandato una mail senza attachment, ma senza niente. Questo è il ringraziamento della centrale sul rapporto del caso del mindjacking. Edward Lau, chi sarà? Please come home. Ah, Max. Non importa ciò che ha detto la mamma, quindi è suo padre. Non capisco. Neanch'io capisco perché l'hai fatto, ma non ti giudicherò. Mi manchi. Ah no, ok. Anche se non l'ammetteranno mai, anche la mamma e papà, probabilmente quindi il fratello. Ti prego, torna a casa, Max. La città, quella vita, ti cambieranno. Eddie. Sarà suo fratello. Ah già, lei non si... Case file. Vediamo questo. Categoria omicidio, effrazione e abuso di poteri pubblici. Adam Baxter, giusto, è stato trovato morto dai suoi collaboratori al laboratorio di Telepresence Vickerman Tatsumoto nella rete Nord-Est. Cell è stato contattato e la dottoressa Lau è stata assegnata al caso. Quindi è morto. Dobbiamo vedere, appunto, scoprire chi è stato, se davvero, come qui c'è scritto, che il sospetto è Regis, marito di Miksha Regis, vittima di omicidio dottor Baxter. Il sospetto Charles Regis non è stato raggiungibile e ha dimostrato più volte un comportamento incivile, anticivile. Visti i forti motivi, la sua cattura per l'interrogatorio è una priorità. Proviamo a chiamarlo. No answer. Non risponde, molto bene. Andiamo sulla scena del crimine. Vickerman, il laboratorio farmaceutici della Vickerman. Wow, that's a lot of green. Ehi, c'è un sacco di verde. Excuse me. Scusi. Great, they finally sent someone.
Grande, finalmente hanno mandato qualcuno. Sei qui per portare fuori il cadavere? Maybe. I'm Max Lau, cell case specialist. Forse. Sono Max Lau, specialista del cell. No kidding. I'm the lab director, Dr. Zvidzai Chigwa. Niente meno. Io sono il direttore del laboratorio. Dottoressa Zvidzai Chigwa. Make it quick, I'm busy. C'è in fretta, ho da fare. What's your role here? Qual è il suo ruolo qui? I'm the supervisor for the telepresence factoring labs. Sono supervisore per ai laboratori di produzione. Most of it's automatic. I just make sure it's all running like it should. La maggior parte di essi è automatica. Sono solo qui per verificare che tutto vada come deve. Sounds like a big responsibility. Sembra una grossa responsabilità. It's a lousy job most of the time. Bah, è un lavoro noioso la maggior parte del tempo. TP is where management sticks people they don't want in public-facing roles. La telepresence è dove il management, i piani alti, mettono la gente che non vogliono nei ruoli di tipo pubblico. You're not happy with it? Non è contenta di ciò? For the last few years, my career has been one disaster after another. Per tutti gli ultimi anni la mia carriera è stata un disastro dopo l'altro. I'm just glad it's plateaued into some kind of stability. Sono solo felice che si sia stabilizzata in qualche modo. Can you tell me what happened? Può dirmi che è successo? Baxter got killed. Hanno ammazzato Baxter. In any more detail? E qualche dettaglio in più? When we started this afternoon, a whole lot of samples had been tampered with. Quando abbiamo iniziato questo pomeriggio, un sacco di esemplari erano stati manomessi. We tried to call Baxter to find out what the hell was going on in the specimen bank. Abbiamo cercato di chiamare Baxter per scoprire cosa era successo nel deposito di esemplari. And he didn't answer. Non ha risposto. He didn't. Turned out the door to the specimen bank was locked too. Infatti, e poi abbiamo scoperto che la porta verso il deposito degli esemplari era pure chiusa. You haven't seen the body? Non hai visto il corpo? No, not in person, if that's what you mean. No, almeno non di persona, se è ciò che intende. We got the camera feed online. Però abbiamo le riprese della videocamera. But it was obvious that Baxter wasn't going to be coming out. Ma era ovvio che Baxter non ne sarebbe uscito vivo. When did you last see him? Quando è stata l'ultima volta che l'avete visto? Guess it could have been Wednesday. Credo che sia stato mercoledì. So he could have been killed any time in the past three days. Quindi potrebbero averlo ucciso in qualsiasi momento negli ultimi tre giorni. I guess, but it wouldn't fit with everything else. Immagino sì, ma non sarebbe una versione dei fatti che corrisponde col resto. You've got a keen mind. What's your take on this? È una tipa sveglia. Cosa pensa che sia successo? Hey, I'm not the detective, young lady. Ehi, non sono io la detective, signorina. You know what I think? I think Regis did what they ought to have done 20 years ago. Vuole sapere cosa credo? Penso che Regis abbia fatto ciò che avrebbe dovuto fare 20 anni fa. Why do you say that? Perché lo dice? Seems logical. Sembra una cosa logica. We've got him coming into the labs on security, then we got him coming out an hour later. È arrivato nei laboratori dove in uno stato di sicurezza. E poi se ne è uscito un'ora dopo. When we get here, we've got Baxter's corpse contaminating the specimen bank. Una volta arrivati, abbiamo trovato il corpo di Baxter che contaminava il deposito degli esemplari. Anything else? Nient'altro? Well, something strange. In realtà qualcosa di strano c'è. Since we got in, we keep finding samples that have been tampered with. Da quando siamo tornati, continuiamo a trovare degli esemplari con cui è stato fatto un po' di casino, che sono stati manomessi. Looks like he spent his hour here messing up the genomes of our specimens. Pare che abbia speso la sua ora qui incasinando i genomi degli esemplari. That quickly? Così velocemente. If anyone was good enough to do it that fast, it'd be Charlie.
Se c'è qualcuno che saprebbe farlo così velocemente, sarebbe proprio Charlie. You seem preoccupied. Sembra preoccupata. That obvious, huh? È così ovvio, eh? We found a couple of specimens that Regis tampered with in his hour here. Abbiamo trovato un paio di esemplari qui che Regis ha manomesso durante la sua ora qui. So I gotta run through the catalog and dig out the backups. Così ho dovuto consultare il catalogo e riportare alla luce i campioni di riserva. Sounds straightforward. Sembra normale. Not when there's 11,000 samples to take. Non quando ne devi prendere 11.000. Oh, I could punch Regis for this. Prenderei a pugni solo per questo. Though I want to shake his hand for Baxter, so it kinda evens out. Però in realtà vorrei anche stringergli la mano per Baxter. Quindi credo che siamo pari. What's been done to the samples? Cosa hanno fatto i campioni? He's used a customized viral vector to add huge amounts of junk DNA to their genomes. Ha usato un vettore virale per aggiungere un grosso ammontare di DNA contraffatto a quei genomi. These are the last two I found, Mediofluorins interensis and Linacea lawsonis. Questi sono gli ultimi due che ho trovato, Mediofluorins interensis e Linacea lawsonis. May I have a look? Posso guardare? You think it'll help? Crede che aiuterà? Just a hunch. Solo un'occhiata. Non è binario. Una sequenza di dati quaternaria. What do you mean? Che significa? My wetware systems are interpreting the genomes of these plants as sections of an audio file. I sistemi del mio wetware stanno interpretando i genomi di queste piante come sezioni di un file audio. He's used the DNA to store information. Ha usato il DNA per immagazzinare delle informazioni. You think so? Lo crede davvero? It's incomplete. The two samples only make up a third of the data. Ma è incompleto. I due esemplari fanno solo un terzo dei dati che del campione totale. But M and L, my initials? Ma M e L, le mie iniziali? This can't be a coincidence. He's left a message. Non può essere una coincidenza. Ha lasciato un messaggio. What does it say? E cosa dice? Not sure yet. I could probably construct the whole message if I can find where he's hidden the rest of it. Non lo so ancora, ma probabilmente potrei ricostruire il messaggio se trovassi dove ha messo, dove è nascosto il resto. Safe to say it's in the other plants he's gengineered. Beh, direi proprio che si tratta delle altre piante che ha. Con le quali ha trafficato. Here, take this. You can sample DNA from the plants around the lab. Ecco, prenda questo. Può campionare il DNA delle piante di tutto il laboratorio. If you run out of sampling cartridges, you can reload it at this console. Se finisce tutte le cartucce, puoi ricaricarle a questa console. Thanks. How long would it take to sample everything in the lab? Grazie. Quanto ci vorrebbe, secondo lei, per campionare tutto ciò che c'è in laboratorio? Oh, only a couple of years. We have over 11,000 subjects. Più di un paio d'anni. Abbiamo oltre 11.000 soggetti. You're better off looking for specimens that would fill the gaps in the clue he left. Farebbe meglio a cercare gli esemplari che riempiono il resto del messaggio, il resto dell'indizio. Ok. I wonder why Regis hid a message inside the DNA of these plants. Mi chiedo perché Regis abbia nascosto un messaggio nel DNA di queste piante. DNA has been used as a data storage medium before. Beh, il DNA è stato usato come il metodo di immagazzinamento di dati anche in precedenza. Rather than on-off binary, DNA would be quaternary bits: adenine, guanine, thymine, and cytosine. Piuttosto che essere un codice binario, il DNA è composto da quattro parti: adenina, guanina, timina e citosina. If he just left a message on one of the systems, though, or even on paper. Se avesse lasciato un messaggio in uno dei sistemi, però, oppure anche sulla carta, qualcuno avrebbe potuto distruggerlo o cancellarlo. Short of burning down the entire lab, they'd have no way to be sure they destroyed a message hidden like this. A meno che non abbiano bruciato tutto il laboratorio,
non avrebbero avuto modo di distruggere un messaggio così nascosto. Specialmente dato che ha modificato così tanti degli altri campioni in modo da nascondere le sue tracce. He needs to make sure it's found, and based on the layout, he wants me to find it. Voleva essere sicuro che lo trovassero, e in base al, allo schema, voleva che fossi io a trovarlo, e mi sa che ho anche già capito come si fa. Allora... Is that all? È tutto? For now. Per ora. Then if you'll excuse me, I'll get back to work. Allora, se vuole scusarmi, tornerò a lavorare. Questo è il sampler. Allora, noi sappiamo che allora, visto che dobbiamo trovare altre quattro lettere, blue plants, red flower, ok. Abbiamo due sesti, diciamo, un terzo della... Vediamo se è così. I've taken a DNA sample from it. Ho preso un campione di DNA. Una blu. I've taken a DNA. E una gialla. I've taken a DNA. Come faccio a usarle? Vedete, abbiamo M, L. Secondo me ci vuole una A. Una X, una A e una O. Però... Oh... Looks like Regis didn't hide any data in that one. E in quale P? Ok. There's some more. C'è qualcosa. No, no, ce n'è un altro. Looks like Regis didn't hide any data in that one. Visto? Sta formando il suo nome, Max Lau. I'm going to need to find where he... Però vediamo nella production lab. Ah, c'è un altro. I've taken a DNA. Tra l'altro non so voi, ma io sento la musica molto più alta del solito durante questo episodio. Parleremo con questo dottore scienziato dopo. Oh god, what a mess. Oddio, che macello. Ah.
Ok, allora. Afloia Annonacea Avena. Para BC. Ok, questa sicuro. È l'unica X che ci serve. No? Axis spesso? I guess it needs to have grown a bit first. No. Ok, dove la mettiamo? Una colau. Se c'è. Non c'è. Molto bene. I haven't examined the body. Non volevo fare questa cosa subito, ma va bene. Nothing unusual found on the body central. Centrale, non ho trovato nulla di strano sul corpo. Estimation on time of death? Stima dell'orario di decesso? The climate control in the specimen lab is compromising your sensors. Giusto. Il controllo climatico dei laboratori compromette i sensori. Ambient temperature is just above freezing. Temperatura ambiente è appena sopra la temperatura di congelamento. Nothing unusual found. Nothing. Ok. I haven't examined. Update central. What is this issue? Dr. Baxter is certainly Dottor dead. Baxter è sicuramente morto. He's been decapitated, and not cleanly either. È stato decapitato e non in maniera netta. His head has been removed. La sua testa è stata rimossa? Più More like destroyed. che altro distrutta. At a glance, this would be the most likely cause of death. Almeno da un primo sguardo, questa sembra essere la causa di morte, del decesso. What is your estimation of the incident, Dr. Lau? Qual è la sua idea sull'incidente, dottoressa Lau? There's too much we can't say for sure. C'è troppo che non sappiamo confermare. We don't know precisely when Baxter was murdered. Non sappiamo quando Baxter è stato ucciso. We can't even be sure that this was the cause of death. E non sappiamo neanche se questa sia la vera causa del decesso. That is a fair assessment. A clearer picture will no doubt follow the autopsy. Sembra una dichiarazione sensata. Sicuramente l'autopsia ci saprà dare un'idea più chiara. Don't send in anyone yet. I still need to carry out a preliminary. Non mandate ancora nessuno, devo ancora sbrigare alcuni controlli preliminari. I understand. Continue your investigation of events surrounding the incident. Tutto chiaro, continui le indagini della zona attorno all'incidente. Understood. Lau, I hope I can find something to get Regis off the hook. Spero davvero di trovare qualcosa per scagionare Regis. Allora, ce ne possiamo andare, grazie. Hi there. Salve. Did Marge lend her a lot of money? Marge l'ha prestato molti soldi. Non What happened here? Cos'è successo qui? Georgie promised a blow by blow. Giorgio ha promesso un colpo su colpo? I see. Capisco. Questo è matto. What's your role at this facility? Qual è il suo ruolo qui? The light at the end of the tunnel would die for a grapefruit. La luce alla fine in fondo al tunnel morirebbe per un acino di d'uva. My name's Dr. Max Lau. I'm a cell case specialist. Mio nome è dottoressa Max Lau, sono una specialista del cell. The barber envies your good fortune. Il barbiere invidia la tua fortuna. I give up.
ci rinuncio. The necessary but perhaps impossible notion of the nation state works towards the rhetoric of synesthesia. Va bene. Wetware's not going to con- an evil engine of desire. Alright, alright. When will Plummer show them up? Alright, I can't figure out what any of these tools are. Warning. Security clearance not valid for access to growth. Attenzione, non ha l'autorizzazione necessaria per accedere al laboratorio di crescita. Bickerman Pharmaceuticals, thank you for your call. Excuse me, Dr. Chigwa. Mi scusi, dottor Chigwa. Make it quick, I'm... Get into the airlock. Non riesco a entrare nella serra. The airlock and the growth lab are secure areas. Quelle sono zone sicure. We grow potentially hazardous organisms beyond those doors. Cresciamo degli organismi potenzialmente pericolosi dietro quelle porte. I'm trying to conduct an investigation here. Sto cercando di condurre delle indagini qui. Don't make me get a warrant from Central. Non fatemi non obbligatemi a ottenere un mandato. I'm sorry, Central would likely agree with us. Mi dispiace, ma Central sarebbe d'accordo con noi. We can't just give anyone access to the growth lab. Non possiamo mica far passare chiunque nel laboratorio di crescita. Not even a cell agent? Nemmeno un agente del cell. I'd need a pretty damn good reason. Mi servirà una motivazione davvero convincente. Is that all? For now. Then if you... Andiamo facendole vedere questo. The growth matrix won't start in that. No. Better not. It might tell the lab direct. It won't take a DNA sample. Maybe it needs a big... What? The way out of... Neanche di là si entra. I've taken a DNA. Proviamo per scrupolo, secondo me sono uguali a quelli di prima. I've taken it. Però magari. Looks like no. There's some more. Ma quello che avevamo già. I'm going to need to find where he. Excuse me. Make it quick. I tried talking to your intern. It wasn't helpful. Ho cercato di parlare con lo stagista. Non è stato utile. Oh, never mind that. He's got aphasia. Lascia stare. È affetto da afasia. Isn't that treatable? Non è una malattia curabile? Oh yes. He just gave it to himself. Se l'è solo autoimposta. It's what the kids are into these days. È una delle cose che fa sballare i ragazzi al giorno d'oggi. Crippling neurological disorders? Dei disturbi neurologici. Crippling, disabilitanti? Yes and no. Maladism they call it. Sì e no. Maladismo lo chiamano. They give themselves old diseases. It only lasts about a week each time. Praticamente si ammalano apposta con vecchie malattie che durano circa una settimana. And you let him do that? E l'ha lasciato fare? He's not public facing, and as long as it doesn't get in the way of his work.
non è una persona, non ha contatti col pubblico e finché non intralcia il suo lavoro. I figure we all did things the old folks thought were stupid back when we were kids. Sono sicura che tutti noi facessimo cose che ai nostri genitori sembravano stupide quando eravamo ragazzini. I need to ask Nestor about the tampered specimens. Ho bisogno di fare delle domande a Nestor sui campioni modificati. How do I cure his aphasia? Come faccio a curare la sua afasia? Well, you wouldn't really cure it. He doesn't actually have the disease. Beh, in realtà non può curarla. Non è davvero affetto da tale malattia. It's essentially wetware designed to occupy the Wernicke and Broca regions of the brain. Essenzialmente si tratta di wetware progettato apposta per occupare le regioni di Wernicke e Broca del cervello. This then produces the symptoms of the disease. That's what they're going for. Questo produce i sintomi della malattia. È così che se la procurano. I can't wait a week for the wetware to break down. Non posso aspettare una settimana perché il wetware si rompa. Find a way to break it down early then. Allora cerchi di romperlo prima. If we've got an emergency contamination, we use hydroxypyruvate isomerase. Se dovessimo avere una contaminazione d'emergenza, usiamo l'idroxipiruvate isomerase. It's an enzyme that instructs the fabricators in wetware to disassemble themselves. È un enzima che praticamente ordina a ciò che tiene insieme i wetware di disassemblarsi. Have you found anything else with adagenetic data? Avete trovato qualsiasi altra cosa? Avete trovato altre cose con dati genetici modificati? In As a matter of fact, I have. realtà sì. There was a batch of Orchidacea isotria in the growth lab and. C'era un insieme di Orchidacea isotria nel Growth Lab. And. E I can't remember exactly which specimen the other non was. riesco a ricordare veramente quali fosse l'altro I esemplare. do remember that it had blue flowers, Ma ricordo che aveva fiori blu, spiny toxic leaves, foglie spinose and tossiche, produced large round fruit. e produceva dei frutti grossi e rotondi. Is that all? È tutto? For now. Per ora. Then if you'll excuse me. Allora. Cerchiamo un campione che assomiglia alla descrizione che ho detto. No. Anche se qui in realtà non ci sono. Begonia. Non lo dice in realtà. Non descrive quasi nulla. Allora. E gli sparo. Insignificance could please even the most demanding follower of. Sorry, just testing a theory. Niente.
Dr. Lau, please continue your involvement. Please. No, speravo potessimo chiedere un qualcosa di un'emergenza dalla centrale, ma niente. Yeah, Fox dramatically sat on the All right, all right. As much as I love shocking things. Huh. Vediamo se nell'altra location abbiamo qualcosa che ci può aiutare. Dr. Lau, so good to see you again, my dear. Dottoressa Lau, è così è bello rivederla. Vargas, Galatea. I'm glad I had my fear of heights turned off. You should have made an appointment. Dr. Vargas, I'd like to ask you a few questions, if I may. Dottor Vargas, vorrei farle qualche domanda, se posso. Certainly, my dear. Anything I can do to help. Certo, cara. Qualsiasi cosa possa aiutarti. What was your opinion? As a scientist, 20 years ago, he was peerless in... But as a human... He did not take... This apparently is what... And the... Precisely, I'm afraid... No. My investigation has brought up an interesting find. L'indagine ha portato a una scoperta interessante. It appears that while he was at the lab, Regis took the time to alter some of the specimens there. Pare che durante, mentre si trovava al laboratorio, Regis abbia avuto il tempo di modificare alcuni degli esemplari. Really? That is most peculiar. Davvero? È interessante come cosa. Even more so, he appears to have hidden a quaternary data string in the genomes of these subjects. E a quanto pare è riuscito anche a nascondere una stringa di dati quaternaria nei genomi dei soggetti. What does the data contain? Cosa contengono i dati? An audio-visual message, but it's still fragmented. Un messaggio audiovisivo, ma è ancora frammentato. I believe that Regis was trying to leave a message directed at myself regarding what happened. Sono convinta che Regis stesse cercando di lasciarmi un messaggio in base in merito a ciò che è successo. This is a remarkable find, Dr. Lau. È una scoperta davvero incredibile, dottoressa Lau. Please continue your work. This may clear up what really happened in that laboratory. La prego, continui il suo lavoro. Potrebbe sicuramente chiarirci le idee su ciò che è successo al laboratorio. I examined Dr. Baxter's body at the laboratory. Ha esaminato il corpo del dottor Baxter al laboratorio. What did you find? Cosa ha trovato? He's been decapitated. His head smashed in. È stato decapitato. La testa è stata schiacciata. My goodness. Oddio. I've taken initial readings, but they're proving inconclusive, even time of death. Ho cominciato qualche scansione iniziale, ma non ho alcuna non riesco a raggiungere conclusioni, nemmeno l'ora del decesso. The lab's environment is throwing the chromatographs. L'ambiente del laboratorio manda in tilt tutto quanto. Once he's been moved to cell for autopsy, we should get a clearer picture of what happened. Una volta che sarà portato a cell per un'autopsia, dovremo avere le idee più chiare. Thank you, Dr. Vargas. Anything I... Not an option. Possiamo rubare. As much as I love shocking... No, niente. Non abbiamo molte alternative perché la cell... Non c'è niente nell'ufficio che ci può aiutare.
Excuse me, Dr. Chigwell. Make it quick. Ancora? Is that all for now? Then if you'll excuse. Sono sempre le stesse opzioni. Ah no, un attimo. Better not. It might tell the lab director. It's only compatible with the sample. Magari possiamo interfacciarci con la console? No. Wetware's not going. Proviamo a chiamarlo di nuovo. No answer. Ovviamente. Siamo a un punto morto, ragazzi. Utter nonsense loves to love. All right. Cosa c'è qui? Is a person of the worst living as a survival. Pull the. Dei tubi. Wetware's not going. It doesn't have any. The growth matrix won't start in that. Non c'è nulla di interessante qua. Ma sicuramente dobbiamo andare qua dentro. Per recuperare sia la O che la X. La X ce la stiamo portando dietro e la O probabilmente è il frutto blu, il DNA della fiore blu che ci ha descritto la dottoressa. E poi ci mancherà un'altra A. Però le A potremmo prenderne un po'. Andando in ordine. It's some kind of slime. Maybe I should just sample that. Ah, l'ha presa. I've taken a DNA sample from it. Secondo. I've taken it.
I've taken a deep. E vediamo se la prima riga ci dà dei risultati. No. Looks like no. Looks like no. Ok, la tiriamo un po' più lunga perché non è successo granché. Almeno se riesco a trovare la prima A, poi ce ne mancano solo due. Ok, ancora tre campioni. I've taken a deep. I've taken it. Vediamo. Sì. Sapevo io. Funziona. Looks like Regis did. Looks like Regis. Ok, quindi adesso abbiamo ma la. Per. Ok, comincia a sentirsi qualcosa. Ragazzi, direi che finiamo la prossima volta. Visto la durata di questo episodio, non vorrei annoiarvi troppo. Bello, non difficilissimo l'enigma di per sé, probabilmente a mente fresca troveremo il modo di riuscire di entrare nell'airlock, dove nel Growth Lab, dove troveremo secondo me gli ultimi due sample da ascoltare per completare il messaggio di Regis. Sì. E detto ciò, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao!